si dice che sono quella che può mettere più in difficoltà Zaia, io non posso tirarmi indietro. La vera legge di stabilità è l'obbligo e l'obbligatorietà dell'applicazione dei costi standard, ovvero se la Sicilia ha 22.000 forestali e il Veneto ne ha 400, prima di chiedere al Veneto di tagliare, chiede alla Sicilia di aggiornare i suoi dati. Quando tu devi vincere una sfida calcistica importante, e nella nazionale chi è che mandi? Mandi i migliori. I nostri cittadini fanno ancora di più, pagano tasse che poi inviano a Roma. Del Veneto 21 miliardi ogni anno di tasse restano a Roma e Roma letteralmente le spreca. Voglio avere il mio stile femminile, la cura di me stessa, la voglia di essere sempre a posto. Questo è un quid in più. In un paese serio che presenta una legge di stabilità sarebbe stato sufficiente scrivere l'obbligo dell'applicazione dei costi standard da subito. Ho deciso per esempio di andare dall'estetista ogni settimana. Cosa faccio dall'estetista? Qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa. Mi prendo cura di me, mi faccio le mesh, mi faccio la tinta, poi non entriamo in altri particolari. Se vogliamo veramente essere incisivi nell'azione di governo regionale, è fondamentale che quando c'è un problema di dissesto idrogeologico si possa intervenire tempestivamente. Vado a correre, accompagno i miei figli di corsa la mattina, loro in bici, io di corsa. Su questa cosa la massacreranno sui social, no? Ma chi se ne frega? Della siringa che costa 4 centesimi e non 26 centesimi, del pasto in ospedale che costa 6 euro e mezzo e non 60-80 euro, vi dico cifre reali. Ecco, questa applicazione vale per il bilancio dello Stato 30 miliardi di euro di risparmi. Mi potranno criticare, perché cosa devo avvenire con i peli, i capelli bianchi? Perché io che ho un ruolo pubblico, che rappresento tante persone e tante donne, voglio rappresentarle al meglio. Noi siamo passati da un taglio di sprechi paventato di 20 miliardi di euro, che poi alla fine nel provvedimento bollinato è arrivato a 15 miliardi di euro, a un taglio di tasse che doveva essere di 18 miliardi che si è ridotto ad 11, ma soprattutto si sono dimenticati di dire che l'aumento della spesa è di 11 miliardi. Allora, la mia canzone preferita, io ne ho due ultimamente, Mino Raitano, Mino Raitano, Mino Raitano. Quest'Italia che adesso... No, aspetta. Rino Gaetano, vedo. Ho visto, considerato che la mia regione è regione, come si dice, benchmark, cioè di riferimento per la virtuosità nella sanità. Adesso non te la canto perché sono anche giù di tono, io sono una bravissima cantante peraltro, insieme a tutte le altre cose che faccio splendidamente. Io vivo in una regione dove quella pressione fiscale totale del 68,5% contro una media del 46% pesa molto nelle nostre imprese,